Io mi concentro un attimo sulla Quaniti perché, a parte appunto, parlavamo delle autocertificazioni che cambiano in continuazione, sulla rete ormai ci sono dei meme meravigliosi, ci sta quella lì, l'album Panini delle autocertificazioni, poi c'è l'Enciclopedia Italiana e poi c'è la mia preferita che è questa qua, mettetemela un po', questa è bellissima, chi siete, cosa fate, cosa portate, sì, ma quanti siete, un fiorino, questo è Eh Troisi, beh, è Benigni. sono 400 euro, da 400 a 3.000 euro, però ne facciamo collezione anche noi. Diciamo che la storia delle autocertificazioni si presta anche a dell'ironia, che per carità ci sta anche. È ovvio che noi non è che ci divertiamo a fare queste nuove autocertificazioni, ma nascono dalla necessità di adeguarsi da un lato alle nuove norme, alle nuove disposizioni. Dall'altro anche stiamo cercando nella parte finale di dare quelle indicazioni su quelli che sono i motivi che possono consentire di uscire di casa. Noi dobbiamo fare questo sforzo mentale, cioè per noi era normale poter uscire. Oggi la regola base è che bisogna stare a casa e che si può uscire solo nel momento in cui possiamo documentare una vera necessità. Dobbiamo fare questo sforzo, diciamo, per ragionare in modo diverso e forse riusciamo a Alessandra interpretare meglio Ghiseri, le dimmi. norme.